Festival dell'olio di oliva dei Nebro di Ammirto. L'evento, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal Comune con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Città del Bio e del patrocinio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. In programma una serie di eventi con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'olivicoltura nei Nebrodi, che rappresenta uno dei settori trainanti dell'agricoltura siciliana. Nella prima giornata sono stati protagonisti giovani con l'olio d'oliva sale in cattedra, dove i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Longi, che comprende le scuole di Mirto, Frazzanò, Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia, hanno potuto vedere sul campo le varie fasi della molitura ed alcune cultivar tipiche della vallata del Fitalia. Presso il frantoio Ingrilli Pirrotti di Mirto, gli allievi hanno avuto modo di visitare quello che rappresenta il nucleo più importante della oliva vaddarica, su cui l'azienda sta sviluppando un progetto di startup di tutela e valorizzazione. Oggi, con inizio alle 18 a Palazzo Cupane, sarà dedicato al convegno Il biodistretto dei Nebrodi e la tracciabilità dell'olio, a cui interverrà Antonio Ferrentino, presidente nazionale dell'Associazione Città del Bio, a cui aderisce il Comune di Mirto, e verrà presentato il libro di Marcel Pidalà sulle linee strategiche del biodistretto dei Nebrodi. Previsti inoltre interventi programmati di esperti del settore e della biodiversità dei Nebrodi. A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica del maestro Melo Minnella, dal titolo Oli ed ulivi di Sicilia, una ventina di scatti fotografici che illustrano le varie fasi della raccolta e molitura tradizionale che si svolgeva in diversi luoghi siciliani qualche decennio fa. Il festival si concluderà sabato 29 ottobre con l'appuntamento in mattinata alle 10 a Mirto. La Vaddarica va di moda, con una escursione che partirà dal Museo del Costume e della Moda siciliana e nelle campagne alla scoperta degli odori ed oli dei Nebrodi, quindi la presentazione della Via dell'Olio di Vaddarica di Mirto. In serata, con inizio alle 18.30, nella piazza principale di Mirto, la Festa dell'Olio, con degustazione di panel test degli oli Nebroidei, con esperti del settore, e finale con degustazione di pane di grano siciliano ed olio e prodotti tipici dei Nebrodi. Allora, qua siamo intanto alle Pietralonga, questo è un luogo storico per Mirto, prende il nome da questa roccia che c'è proprio accanto al frantoio, ed era un luogo è stato sempre un luogo di olio. E pensate che qua nel 1954 appunto fu scoperto da parte di due studiosi agronomi questa cultiva vaddare, che insomma anche in questo caso la promuoveremo. Comunque oggi si apre con le scuole questo sesto festival dell'olio d'oliva dei Nebrodi. E l'appuntamento è importante perché per le nuove generazioni conoscere il patrimonio, diciamo, della biodiversità del proprio territorio è importante, quindi puntiamo molto su questo e puntiamo anche sul giusto modo di alimentazione. Infatti faremo vedere le fasi di raccolta, di abbacchiature e anche di molitura dell'oliva, ma anche sarà un momento di degustazione di questo olio che chiaramente ha delle caratteristiche importanti. Noi qua abbiamo delle cultivar che sono state studiate a livello scientifico, che hanno una forte quantità di polifenoli. Polifenoli di fatto sono quelle sostanze benefiche per il nostro corpo, per il nostro... E quindi raccoglierli e molire queste olive, tra l'altro in un'azienda biologica, e qua in questo territorio moltissimo sono in biologico, quindi questo è a garanzia della salute e della nostra alimentazione. Noi in questa giornata illustreremo le cultivar che sono tipiche di questo territorio, anche per questo l'olio d'oliva dei Nebrodi. Noi qui abbiamo, che tra l'altro si identificano molto col territorio, voi pensate che noi qui abbiamo la Sant'Agatese, prende il nome da Sant'Agata, abbiamo la Minuta Nasitana, prende il nome da Naso, e abbiamo la Castrese da Castelreale, che è un paese un po' più distante, ma sempre nel Messinese. E poi ci sono queste altre cultivar che troviamo soltanto qua,